Allora, pochi istanti fa c'è stato questo incontro, che cosa è uscito? Ma dall'incontro abbiamo semplicemente spiegato ai capigruppo del Comune di Genova quelle che sono le condizioni che si verrebbero a verificare se le normative che a livello europeo vogliono essere modificate e l'impatto che queste modifiche avranno sul trasporto pubblico e non solo sul trasporto pubblico, ma anche sul trasporto merci, in quanto prevedono la compressione dei giorni di riposo e l'allungamento invece degli orari di guida. Inoltre, ovviamente, essendo questa una deregolamentazione dell'intero sistema, ogni operatore che oggi insiste su uno stato proprio può andare a esercitare il servizio anche in uno stato vicino. Con il problema, ovviamente, questo che comporterà il fatto che il vettore che è di Austria viene in Italia, può assumere per fare il lavoro per il quale ha vinto ovviamente la gara il lavoratore italiano, ma l'applicazione della norma economica e normativa invece sarà quella che esiste in Austria piuttosto che in Romania, in Bulgaria, in Svezia o da altre parti. Quindi con dei ragionamenti economici e normativi nettamente differenti e fortemente peggiorativi per ovviamente la persona che andrà a lavorare. Quindi è un ragionamento dove, in sintesi, queste regole che vogliono essere cambiate. Qui abbiamo chiesto sia alla Regione Liguria che al Comune di Genova di intervenire presso i parlamentari nazionali e quelli europei affinché queste norme non passino, perché questo mette a severo rischio la sicurezza di esercizio, ovviamente, di chi guida l'autobus, di chi è sopra l'autobus, di chi è sopra il pullman, di chi viaggia in mezzo alla strada, perché aumentando i carichi di lavoro diminuisce la tensione e poi succede quello che purtroppo abbiamo visto succedere neanche un po' prima di Natale. Quindi abbiamo cercato di sensibilizzare appunto i capigruppo, i quali stanno predisponendo un ordine del giorno che verrà votato, appunto in sostegno a questa avvertenza che noi abbiamo aperto tempo fa e speriamo che nella comunità europea, ovviamente, i signori tocchi la fronte e quindi queste normative, questi cambi di normative non vengono poi applicati. Questo è un po' un attimo il ragionamento di insieme. Nello specifico, il sindaco che cosa ha risposto? Il sindaco ha risposto che è assolutamente disponibile ovviamente, a presentare questo ordine del giorno che andrà in votazione adesso e quindi con l'impegno ovviamente di interessarsi ovviamente, a questo congiuntamente alla Giunta e al Consiglio Comunale tutto al completo.